Ciao amici di Now, come sta andando? Io sono molto contenta che siamo partiti alle grandi qui a gennaio. Tantissime persone si stanno, diciamo, abbonando su questa palestra online. Come avete visto, è una palestra molto attiva, nel senso che ci interagiamo ogni giorno. Sto leggendo tanti dei vostri commenti e sto rispondendo ai vostri commenti e provando di anche dare quello che mi chiedete. Allora, uno di voi mi ha detto: Gil, vuoi stretching? Ok, così ho detto subito, mettiamoci in mezzo, buttiamoci a terra, facciamo questo allenamento. Allora, lo stretching è eccellente ed è importante perché lo stretching è quello che ci aiuta con il raggio articolare, ci aiuta proprio a tenerci flessibili. Ok, flessibile, la flessibilità è una cosa molto importante e ricordate soltanto che con lo stretching non dobbiamo mai esagerare, non dobbiamo fare né troppo né per troppo tempo perché abbiamo anche un riflesso anti-stretching. Per esempio, i nostri muscoli ovviamente hanno bisogno di avere un'elasticità, ma non devi essere troppo elastico perché poi altrimenti diventeremo stretch. Così di solito non dobbiamo tenere uno stretch troppo lungo, perché oltre 5 secondi andiamo a innescare questo sorta di meccanismo di protezione, così non dovete stare in spaccato per 200 ore, ok? Dobbiamo pensare di riscaldarci e dopodiché allungarci. Facciamo lo stretching alla fine dell'allenamento, non lo facciamo all'inizio dell'allenamento perché di solito all'inizio siamo freddi, ok? Non si allunga quando si è freddi, si allunga dopo quando si è caldi, ok? Stendete le gambe di fronte a voi. È come un gatto, cioè avete presente il gatto che fa proprio le pressioni, no? Che si spinge con le sue zampine? Facciamo la stessa cosa, di allungare e allungare. L'altra cosa è che quando faccio lo stretching, devi pensare di allontanare le due inserzioni muscolari, perché un muscolo, quando si contragga, muove due ossa, cioè la fa accorciare lo spazio tra le ossa biomeccanicamente. Questo vuol dire che poi l'arto si muove. Lo stretching dall'altra parte va a allungare questa contrattabilità muscolare. Di conseguenza devi pensare, non è importante di fare la spaccata quanto semplicemente allontanare, okay, l'inserzione muscolare dall'altro. Mettiamoci di fronte, stendiamo la schiena e portiamo, è veramente sottile, poi quasi diventa impercettibile per voi sul video, di portare le anche in avanti, è minuscolo. Tac, lo senti? E ti sentirai tutta la parte posteriore della gamba entrare in trazione. La sentite? Inspiro. Allungo. Relax. Ok? Inspiro. Allungo. And relax. Di nuovo. Inspiro. E porto in avanti il bacino. And relax. Portate le gambe indietro a farfalla, piede contro piede. Lascia che le anche si scendano, ok? Perché poi le vedrai quanto diventa anche fluid. Mi piace per questo perché fluid ci permette di avere molto più controllo dei nostri movimenti. Ti senti proprio le anche che cominciano ad aprirsi, senti proprio il raggio articolare che si migliora. Portiamoci in avanti, ok? Potete anche mettere mano sopra mano, ok? E metto la fronte proprio sulle mani. Inspiro. Espiro e mi abbandono. Ancora inspiro. Espiro e mi relax. Ancora inspiro. Relax. In su. Stendo la gamba sinistra. Lascio la destra indietro. Su con le mani. Qui, se non riuscite a arrivare al piede con le mani, potete utilizzare anche un elastico, uno strappo, qualcosa che ti permette di avvicinarti al piede. Scendiamo giù e allunghiamoci. Adesso lo potete giocare con questo stretch perché se mi curvo la schiena, magari la sento più sulla schiena. O tiro con le braccia, la sento più sulla gamba. Ok? Perché poi ognuno è singolare, ognuno potrebbe avere una tensione localizzata diversa di un altro. Inspiro su, cambio la gamba, stendo la destra, piego la sinistra, inspiro su, scendo giù. E una volta che stai là, cominci a provare di scioglierti, anzi di fare ai 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 e mi trattengo di più. Pensate di inspirare e relax, ok?
proprio per sentire queste fibre muscolari che si allungano, queste fibre muscolari che si rilasciano, ok? Torniamo centrali, stendiamo le gambe proprio, non troppo, ok? Non dobbiamo allargare troppo le gambe, i bracci si stendono, ok? Giro e scendo giù. E su, giro e scendo giù. Provando di lasciare le ossa proprio dove ti siedi, sotto le anche, ben appoggiate per terra. Ok? Su, inspiro, giro, inspiro. Quando espiro provo di allungarmi. Ok? E scendo giù. E inspiro su. E scendo giù. Alla fine dell'allenamento, l'allungamento, oh, fa proprio bene, specialmente anche adesso che siamo nella stagione fredda, quando ci sentiamo tutti un po' più inchilosati, ok? Scendo in avanti, allungo e torno su e allungo giù e torno su, ancora scendo giù. Un altro movimento preempiativo diciamo dello stretching è sempre un fluid, o soft, o medium, o hard, qualunque fluid che sia, ti riscalda molto bene e ti aiuta anche a allungarti prima di affrontare lo stretching post allenamento, così decidete voi. Scendiamo giù, portiamo le ginocchia proprio al petto, ok? Allarghiamo le gambe, aggrappiamo sulla parte esterna del piede, questo si chiama bambino felice in yoga, ok? Proprio ad ondulare, destra e sinistra, destra e sinistra. Poi stendo le gambe, ancora 4, e 3, e 2. Chiudo, respiro. Inspiro. Stendo la gamba, respiro. Allungo, 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 allungo. Ed inspiro, incrocio una gamba sopra l'altra, porto le gambe da una parte e guardo dall'altra parte, sopra le spalle apposta, ok? Ripeto sempre, senza esagerare con il movimento, su in centro, cambio la gamba, incrocio dall'altra parte, scendo giù e allungo, ancora, e ritorno su. Portiamo le mani sotto il lombare, stendiamo le gambe su, ok, proprio a candela, piego le gambe, rotolo giù, vengo su e abbiamo fatto un po' di stretching insieme. Io sono contenta che mi fate le domande, spero sempre di essere in grado di soddisfare tutte le vostre richieste qui su Now. Grazie tantissimo di essere parte della mia nuova palestra online, parlate con i vostri amici, invitali, così abbiamo una palestra sempre più numerosa e vi aspetto sempre qui con il prossimo allenamento insieme. Un bacio dalla Jill.